l'appuntamento della masterclass Musica e Scienza ha raccolto tante esperienze e tante riflessioni sulla musica e sul canto. Al di là delle riflessioni sulla forma musicale, sulle corrispondenze, sui procedimenti di imitazione e di contrappunto, cantare in coro, che sembrerebbe l'esperienza più libera ed emotiva, deve rispettare le regole dell'acustica. Ascolto significa sapersi collocare nel gruppo e saper adeguare la propria voce al contesto. Sono tanti numerini e tante onde che devono incontrarsi e fondersi. Certo, per entrare in relazione ci vuole disponibilità. Quando si innesca la collaborazione, anche una melodia infantile diventa affascinante. Quando questa collaborazione si spinge nella polifonia, riesco ad ascoltare tutto il castello dei suoni e non vorrei più smettere. Sembra incredibile, ma tutte queste emozioni si liberano quando i numeri sono a posto.